Con la chiusura annunciata di Bettoli Sport, storica realtà fiorentina con oltre 60 anni di attività, ritenuto per anni un punto di riferimento dagli appassionati degli sport invernali di montagna, la Lega Nord torna a richiedere all'amministrazione comunale interventi a favore del centro storico e delle sue realtà imprenditoriali. Lo fa per voce del neo consigliere comunale Jacopo Berti, che sottolinea come i negozi e l'artigianato del centro abbiano costituito in passato uno dei perni della vita fiorentina. L'abbiamo definita una cosa che ha fatto traboccare il vaso per la questione del centro storico, per il fatto che ci siamo trovati di fronte delle politiche del comune che hanno fatto sì che il centro venisse, diciamo, svuotato, dando sempre più spazio ai centri commerciali che hanno lentamente contornato la città. Quindi ci troviamo ad avere 3-4 centri commerciali, grossi o piccoli, che contornano Faenza e hanno tolto il giro di persone dal centro storico. Poi le politiche del comune non hanno fatto altro che svuotarlo, partendo dal fatto che il piano sosta avrà portato bene macchine in centro, avrà portato un po' di indotto dalle casse comunali, ma ha anche fatto sì che la gente si allontanasse dal centro e ha tolto quindi pedonabilità al centro e di conseguenza ai negozi, togliendo clienti, che hanno fatto sì che vadano a acquistare nei centri commerciali dove c'è parcheggio gratuito, più scelta e prezzi più convenienti. Ecco, per Bettoli Sport è vero che c'è un concorrente diretto molto forte nel centro commerciale, ma per ammissione degli stessi associazioni di categoria, gli stessi commercianti non sono riusciti a stare a passo coi tempi, per esempio con internet. Ma sì, allora, io non dico che tutte le colpe sono del comune e i commercianti non hanno colpe. Io rimango, la questione di principio è questa: se ci fosse fatto una progettualità più lungimirante nella creazione di centri commerciali dove di conseguenza c'erano anche negozi che andavano in concorrenza con quelli del centro storico, molto probabilmente Bettoli Sport avrebbe chiuso lo stesso, ma forse un po' più avanti. O forse, se ci fosse stata una progettualità del comune, non avrebbe mai chiuso, avrebbe continuato la sua attività come è andato avanti da 63 anni ad oggi. Il fatto è che va bene che manca il fatto che alcuni negozi del centro storico non siano adeguati ai tempi, su internet e cose varie. Adesso per esempio è in corso un progetto fatto tramite l'Ascom dove i negozi del centro aprono dei negozi online per attivare un po' di e-shop e si stanno attivando in questo senso qui, per essere sempre più attrattivi. Il fatto non è tanto chi si adegua o meno, è il problema che se non c'è un'amministrazione che punta sul centro storico e sui negozianti, che sono quello che ha reso grande la città, non si va da nessuna parte. Ecco, appunto, voi l'avete definito un malato terminale, come curarlo? Noi rimaniamo a vedere che ci sono sempre delle cure alla malattia. Ci sono tantissimi locali spitti, vuoti nel centro storico. Se il comune iniziasse a dare qualche incentivo per esempio incentivi agli under 35 che vogliono aprire attività nel centro storico, che non devono essere per forza negozi, ma anche liberi professionisti che hanno bisogno di un posto, canoni agevolati per l'affitto, sgravi fiscali per chi partecipa alla vita attiva del comune. Ci sono tantissime manifestazioni, ci sono tantissimi comunitanti che rimangono aperti, chi contribuisce attivamente alla vita pubblica del comune dovrebbe ora come ora avere degli sgravi fiscali che per esempio sulla tassa dei rifiuti, su tantissime altre cose, in modo da alleggerire il peso fiscale che ha sull'attività, in modo da poter investire di più sul suo negozio, ma anche per una questione di cassa, meno uscite, cercando, visto che le entrate sono poche, cercare di limitare le uscite, anche le uscite erariali. Perciò il comune deve rendersi partecipe in questo senso qua, iniziando a dare sgravi o ad abbassare tasse sui commercianti, perché Faenza si è diventata un centro conosciuto in tutta Italia grazie alla piccola e media impresa che l'aveva reso un fiore all'occhiello sia per l'artigianato sia per l'attrazione turistica. Ad oggi l'artigianato lo facciamo morire, l'attrazione turistica non c'è più, e senza attrazione turistica i commercianti del centro vanno a morire. Ecco, come Lega presenterete una mozione in questo senso in consiglio? Sto lavorando per presentare una mozione all'ordine del giorno per cercare di dare delle linee di indirizzo verso il comune sul creare degli incentivi e degli sgravi fiscali verso i commercianti o verso tutte le attività del centro storico. Comunque sì, ci stiamo già attivando, anche perché è una richiesta che i commercianti se la fanno a tempo e niente, la sto preparando. Quindi molto probabilmente non al prossimo consiglio comunale dove tratteremo altri argomenti, ma quello
subito conseguente ci sarà la nostra mozione sul centro storico e sui negozi. Federico Lega per Faenza Web TV.